adesso è fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita con che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento, lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. Albano e io abbiamo due formazioni musicali completamente diverse e abbiamo anche bisogno ogni tanto di esprimere la nostra individualità in questo senso. Ma molto spesso lei si lamentava giustamente che eravamo diventati un po' il cric e croc della situazione. Beh, o Gianni e Pinotto, cioè, sembravamo o Staglio e Olio, della canzone. O gemelli siamesi. Invece non hanno mai approfondito l'altra facciata, la facciata di voler stare in famiglia, di voler continuare questo viaggio intorno al mondo facendo lo stesso tipo di mestiere, ma soprattutto nel rispetto delle individualità artistiche, perché Romina sia nei dischi che negli spettacoli ha sempre fatto ciò che voleva, giustamente, e io ho sempre fatto ciò di cui avevo bisogno. Quindi questa necessità di andare insieme era soltanto il rispetto per un credo che era il credo della famiglia. È facile essere due personaggi e poi uno se ne va a Londra e l'altro sta a Tokyo e poi la lontananza si sa che cosa riesce a creare. E diventa difficile poi crescere insieme. È bello insieme, però è bello anche riprendere coscienza con la propria identità.
Da quando ho iniziato la mia carriera cinematografica, a 14 anni, cioè, ogni cosa che usciva su di me mi sentivo che la dovevo raccogliere e trattenere. Ci sono stati certi incontri con alcuni giornalisti che, guarda, rileggerli mi faccio sempre... mi fanno riflettere, scopro chi ero e mi faccio delle risate. Ce n'è uno, per esempio, che è uscito sull'Europeo negli anni 60, un incontro con Marika Abba. È fortissimo rileggere alcune di queste interviste. Ed esce fuori la tua personalità in pieno, questa ragazzina di 14 anni completamente bloccata, che non parlava, non diceva assolutamente niente, finché lei non ha la brillante idea di presentarmi una fetta di torta piena di panna. In quel momento è iniziata l'intervista. Ed esce fuori un ritratto... per me è sbalorditivo, perché attraverso i miei diari neanche ritrovo questo mio aspetto. Per esempio, mi fa la domanda se sono ricca, no? Te dici, sì, sì, certo che sono ricca, mia nonna mi manda $100 per Natale. Dopo, quando ho visto che non avevano veramente capito chi sono, e usciva un'immagine in un certo senso sfalsata, no? Leggevo cose tipo ninfetta o... Stellina, Lolita, che non avevano niente a che vedere con ciò che sono, con ciò che a cui aspiravo anche cinematograficamente. Albano, perché non ti sei fatto gli album come ha fatto Romina? Perché immaginavo che sarebbe arrivato Romina a farli. Sì, vabbè. Alla base di tutto non c'era questo culto del raccogliere quelle che sono le immagini. Sai, famiglia del Sud Italia. Niente, volavo nella carta che già non c'era più. Ed era un peccato, perché così invece mi rendo perfettamente conto che lei si trova di fronte a una storia da raccontare anche attraverso le fotografie. A volte ho pensato che tutto triste, riguardare il passato provoca solo tristezza, perché tu stai vedendo qualcosa che non esiste più, no? Two.
là fuori dalla finestra il mondo gira e va, sembra una grande giostra, sinistra e destra, da che parte va? Na 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 na. Come i negri usavano i loro campi di cotone per esprimere la loro anima, o come quando cantavano e inventavano i loro spirituals, i loro gospel, o nei campi o nelle chiese, anche nel sud Italia si cantava, e come? Non c'era la strumentalizzazione del canto, ma il canto era una maniera di esprimersi. C'erano a volte, durante il periodo della mondatura degli alberi, per esempio, che era incredibile, perché vedevi su questi immensi alberi di ulivo, vedevi tanti uomini che potavano l'albero, e un canto corale che era straordinario, una cosa da cinema, da film. E quindi da bambino tu cammini, osservi, e qualche cosa dentro ti rimane e te lo porti a spasso per tutto il resto della tua vita. C'erano per esempio le lunghe file di traini, perché allora ancora la motorizzazione era al di là da venire, lunghissime file di traini che andavano al lavoro per arare, oppure per raccogliere l'uva, oppure. E sentivi dal primo carrettiere fino all'ultimo un canto come se fosse un'orchestra. E questi, mia madre stessa, ad esempio, una grande soprano, non lo sa nessuno, ma dentro di me è rimasta questa voce mi ha sempre seguito, questa voce mi ha sempre accompagnato. Non ho mai avuto un dubbio nella mia vita per quanto riguarda il mio mestiere, su altri sì. Ho sempre detto, io devo unicamente, solamente fare il cantante. Albano ha delle possibilità illimitate, a mio avviso, che ancora non ha esplorato in profondità. Per esempio, lui quando canta il blues, per me, io lo preferisco quando fa il classico. E si ostina a fare il classico. Anche perché è un tema non facile, il classico. C'è stato Mario Del Monaco, di cui ero diventato un buon amico, che mi disse, tu con quella voce sei stato rubato la lirica, perché se tu avessi avuto voglia di studiare, sicuramente saresti stato uno che poteva avere un grande nome nel nostro campo. Molto spesso mi sono fatto questa domanda, dico, ma perché i miei genitori, sentendo questa passione, vedendo che ero sempre alle prese col canto, vedendo che io scappavo da casa per andare a cantare, magari anche con dei delinquenti in mezzo alla strada, pur di cantare, non hanno mai pensato di mandarmi a un conservatorio, o mandarmi a scuola di canto, o niente, è un talento che è nato da solo. Chi poteva pensare che nel sud Italia uno dicesse, vabbè, adesso questo gli piace cantare, mandiamolo a scuola? Non si pensano quelle cose, si pensa soltanto che ci sono dei campi da arare, dei campi da zappare, dei campi che devono produrre del mangiare per la casa, e quindi quella era la direzione, soprattutto negli anni del dopoguerra. You know, a long life and a long career like his and like mine, it makes each other respect and love, because it is a work not only for music but to the truth. And I think, when speaking about truth, Albano is one example for all of us. And as a friend and as an artist, I admire him very much. I am very proud to be in this project. Sarà a Caballé, sai, quando ti trovi un mostro sacro al tuo fianco che sta lì e che ha scelto di cantare una canzone scritta da me, in quel caso, e cantarla insieme a questa donna, io ero veramente intimorito, perché non intimorito nella maniera di cantare, lì ero tranquillissimo, però intimorito che lei avesse scelto di cantare questo brano, trovarmela al mio fianco. Era un momento, sai, quando si tocca con un dito il cielo. Thank you.
dove prima c'eri tu. Buio qua.
Luce, grazie. Sì, ho girato in 4 anni, ho girato 15 film e poi ho smesso per 20 anni. Ecco perché lui mi guarda male. Non lo ricordo, però ho tantissime fotografie in braccio a mio padre, lui con vari vestiti, vari personaggi e io lì che crescevo di volta in volta. Ho tutte queste fotografie, però ricordi non ne ho perché ero troppo piccola. Però questa potrebbe essere una spiegazione psicologica del perché mi trovo così bene sui set, perché in fondo quando la mia balia mi preparava, mi vestiva di tutto appunto e si andava a fare questa cosa. Io andavo sul set per trovare mio padre, per vedere mio padre finalmente. Forse erano dei pochi momenti in cui lo vedevo veramente, perché quando lui tornava a casa io ormai dormivo. No? Io vorrei veramente potergli assomigliare in bravura e in versatilità, che lui ha dimostrato veramente di poter spaziare nei vari generi, non solo, ha fatto anche teatro, di quello serio, in Inghilterra, cosa che è rarissima per un attore di Hollywood, essere accettati in Inghilterra su testi seri tipo George Bernard Shaw. Lui ha raggiunto delle cose che sono quasi inarrivabili per un attore. Avevo 14 anni e stavo ballando un'estate in un posto fuori Roma con mia sorella e le figlie di Edmund Purdom. Un talent scandal a De Laurentiis cercava una ragazza molto giovane per questo ruolo in un film di Tognazzi, e la regia di Franco Indovina. E mi chiesero: come ti chiami, quanti anni hai, ti interesserebbe fare del cinema? Capirai, a me, io che lo sognavo, io che guardavo i film di notte in bianco e nero e che organizzavo recite in collegio dove facevo la parte principale, la regia, il copione, tutto. Avere qualcuno che mi chiede se voglio far parte del cinema è vero, mi sembrava un sogno diventato realtà, e convinsi mia madre. Solo che io pensavo di tornare in collegio, invece no, sono partita in questo viaggio a 14 anni e non sono più riuscita a ritornare indietro. Ho fatto dei film musicali qui in Italia che hanno fatto un grande successo di pubblico, e rivederli adesso sono come ti danno un'idea dell'epoca, gli anni 60, i film Canori. Un po' naif, però avevano anche loro un loro charm che secondo me man mano che si va avanti negli anni più accresce, però non è quel genere di cinema che io avrei voluto fare. Io pensavo sì, per un po' magari faccio film Canori, mi faccio l'esperienza con un altro genere e poi passo a fare quel cinema che ho sempre sognato di fare, ma questo non avviene perché ti relegano poi in un determinato ruolo, la gente tende a incasellarti in qualche modo e a identificarti sempre con quello con cui hai iniziato. E poi la mia vita ha preso un'altra piega. Perché mi è rimasta una gran voglia di cinema, mi è rimasta anche una sorta di insoddisfazione per aver sbagliato un pochino in un certo senso le scelte di film all'inizio della mia carriera. Se io avessi fatto delle scelte diverse, per esempio se io avessi interpretato il ruolo di Anna Frank che mi era stato offerto negli Stati Uniti quando avevo 15 anni. Se io avessi iniziato per esempio, non so, con registi come Godard o come Bergman o Zeffirelli, la mia carriera cinematografica avrebbe preso tutt'altra piega, sì, forse anche la mia vita. Però forse sarei arrivata a fare quel genere di cinema che ho sempre sognato e pensato che avrei fatto un giorno. E invece mi è rimasto tutto dentro. Ogni tanto vado al cinema e vedo altre attrici che fanno quei ruoli che io avrei sognato di fare e che potrei fare benissimo. E mi viene come... Non provo invidia per loro, però provo rabbia nei miei confronti di non aver saputo fare le scelte giuste al momento giusto. E poi ho sempre sentito parlare di cinema in casa fin da piccolissima, quindi per noi era una cosa molto seria e molto importante il cinema. Poi mio nonno già faceva parti shakespeariane in palcoscenico e poi cinema. E suo nonno nel 1700 già recitava come caratterista in Irlanda. Mi piace tutto. Da quando mi arriva il copione in mano per la prima volta, quando incontro il regista, da quando arrivo sul set, ho una gioia nello stare sul set. E poi mi piace questa sfida con me stessa, vedere se sono capace veramente di fare tutto quello che ho voglia di fare. Fare l'attrice è una passione.
non lo so se è un grande talento, non mi conosco fino in fondo ancora, però rimango molto impressionata quando incontro delle persone che hanno un grandissimo talento e che sono semplicissime. Canterò sempre, purtroppo per tutti. Ed io sto pensando a te. Sei lontano e lungo il viaggio. Sei ormai come un miraggio. E rileggo quella tua poesia che ho già letto mille volte, ma solo ormai. Sto pensando a quell'idea di una vita dignitosa, a una strada polverosa, e mi rimprovero l'immaturità nel non saper gestire la mia vita con te. Questa e molte altre verità, perdonami se a volte ho detto banalità, perdonami questa tenerezza che sa di come eravamo. E questa non felicità, perdonami, c'è troppa gente che non sei tu e tu sei lontano. Acceso di un tramonto, irraggiungibile serenità che fa parte del mio cuore ormai senza te. Queste e molte altre verità, perdonami se a volte ho detto banalità, perdonami questa tenerezza che sa di come eravamo. E questa non felicità, perdonami questa finta severità, perdonami. C'è troppa gente che non sei tu e tu sei lontano. Tu perdonami, ma tu mi manchi. Perdonami, se tu mi manchi di più. Ci sono alcune cose che mi descrivono e una di queste è il mare. Il mare per me rappresenta la vita. Tu guardi le onde giorno dopo giorno e non ne trovi mai una che sia uguale all'altra. C'è sempre una grande differenza, c'è questo moto continuo, questo
cambiare continuo, che questo mare che subisce le influenze del tempo come l'essere umano. È divertente guardarlo perché ti dà sempre nuove ispirazioni. È stato un elemento molto presente nelle mie canzoni, il mare, anche perché mi ispira questo senso di avventura, questo senso di infinito, questo senso che al di là ci sono sempre nuove cose, al di là ci sono nuovi mondi da scoprire. E ancora oggi, quando ho bisogno di calma, quando ho bisogno di ritrovare il suono delle mie radici, vengo qua, mi fermo e tento di giocarci ancora col mare. Lo guardo e penso che con le sue alte e basse maree è il simbolo stesso della vita. La vita che nel bene e nel male è da sempre una grande incognita. A volte ti regala inaspettate e incredibili energie e a volte inaspettatamente ti fa trovare in un disegno mai pensato prima, rubando di tesori a cui hai dedicato con amore e cura la tua stessa vita. E poi devi saper ritrovare il coraggio di rincominciare, di andare avanti, fino a quel traguardo sconosciuto che il destino ha segnato per ognuno di noi. Fermati qui, vicino a me, parliamo di noi, di cose che sai, indelebili, inevitabili. Bagni di folla tra sale da ballo, nel regno del nulla, perduti nel tempo come nuvole. Come favole sotto un cielo sudato di pioggia, c'è un passato che non passa mai, appeso a un gancio che al buio lampeggia, mentre cerco chi sei e la strada dov'è. Se senza nessuna speranza, mentre sogno chi sei e la strada qual è. C'è una luce che dentro di noi piano piano si mette le ali per un viaggio lontano da qui. Non credere in logica, ma
primo quadro intorno al 66, quando avevo 15 anni. Prima disegnavo, facevo le cose per la scuola, facevo arrabbiare il maestro, si arrabbiava sempre con me perché non facevo mai le cose che lui avrebbe voluto, ricordo. Furibondo, rosso in faccia, sbattere giù il pugno sul tavolo. Trovavo in giro i colori per casa, no? Perché mia madre dipingeva a tempo perso. E allora voglio vedere anch'io che cosa riesco a fare. Ho abbordato per primo una tela di 1 metro per 2. Quando tu vuoi dipingere una persona, un soggetto, e decidi di solito si mette lì in posa per te, no? È la posa che non mi piace. Voglio osservare questa persona e captare un qualche cosa della sua essenza senza che si metta in posa per me. Osservarla è quasi, non direi rubare qualcosa di suo, ma osservarla e fissarla, però in un suo momento, senza che si giri e mi dedichi l'attenzione o che assuma un qualche atteggiamento particolare per me. Captarla nel suo mondo. E questa è una cosa che posso fare solo osservandola di spalle. Mia suocera per anni ha messo delle grandi piume, delle grandi vasi davanti a quel quadro per nascondere quello che secondo lei era un po' troppo in vista in un salone. Anche perché identificano in me questa ragazza hawaiana dai capelli lunghi, ma io quando l'ho dipinta non pensavo a un autoritratto. I bambini è un soggetto che mi piace moltissimo. È un soggetto che è facile poi da osservare, da dipingere, poi è sempre, ha delle forme sempre molto rotonde. E quando lo guardi dopo ti dà sempre un piacere guardare un bambino. Ho bisogno innanzitutto che nessuno mi stia ad osservare, perché mi dà enormemente fastidio che ci sia qualcuno che dice: ma perché hai messo quell'azzurro là? Fossi io metterei quel giallo là, o fai un pochino più. Cioè la gente deve sempre dire la sua, no? E allora poi non è più tuo il quadro. Poi ti fanno venire anche i nervi, tra l'altro. Comunque devo essere sola. E un quadro a volte mi esce in 2 ore, a volte 2 settimane, dipende. Ho dei lucernari che guardano verso nord, perché la luce del nord è quella migliore per dipingere, perché è stabile sempre, non cambia. Ho la fiamma che mi parla, però ho il sole che rimane solo di riflesso. Dei grandi maestri mi piace molto Gustav Klimt, Van Gogh, Gauguin. Mi piacciono i preraffaeliti, i post-impressionisti, molti di loro. Uso sempre, quasi sempre olio, pittura a olio, è dipinto con la spatola. Mi piace proprio corposa e consistente. I colori sono importanti perché i colori ti danno una. Tu lo sai che io, sembrerà strano, ma mentre dipingo e uso un determinato colore, quel colore mi dà una sensazione. È curioso questo, no? Per me sono innanzitutto come delle finestre immaginarie e di solito voglio vedere dei paesaggi ideali, belli, che non esistono quasi nella realtà, e per quello esaspero un pochino anche i colori nei miei quadri, anche nei paesaggi, pur sapendo di esasperarli. Il cielo diventa turchese perché lo voglio turchese, perché mi piacerebbe aprire la finestra e vedere quel cielo turchese. La musica di Bach o di Mozart mi piace moltissimo quando dipingo. Sto preparando una mostra di circa 25 quadri a Vienna quest'anno. Sarà la mia prima mostra ufficiale. Ma ce ne sono molti che non venderei mai. Io ho la canzone che mi sostiene. Sono la mecenate di me stessa. Penso che se trovo qualcuno che guarda un mio quadro e gli dà una sensazione, in qualche modo gli provoca un'emozione, già questo mi rende. Mi trovo nel cortile del mio rifugio segreto, del mio studio. È così segreto, infatti, questo rifugio, che ho fatto una piccola eccezione per qualche migliaio di telespettatori, ma è un'eccezione. Solo io posso venire a fare le cose che amo di più e a collezionare i miei oggetti, di cui vi volevo anche rendere partecipi. Tutti i miei oggetti preferiti, che in un certo senso, per qualche motivo, mi rappresentano: la macchina fotografica,
inseparabile, soprattutto durante i viaggi. Ho quintali di diapositive, le spatole, i pennelli per dipingere, pure i quadri, di cui ne vedete due qui alle spalle. Poi cos'altro? Beh, ci sono un po' di tendine di plastica colorata, perché mi piace questo rumore, questo suono, perché fanno una bella luce quando il sole le attraversa in una stanza e fanno anche una certa allegria. Poi cos'è? Ah, vi devo dire una cosa, io vi devo rivelare che sono anche golosa, non golosa no, golosissima, e faccio anche le torte, beh sì, sono, e vengono anche buone, soprattutto la mia specialità sono le torte alla cioccolata. Gli oggetti per scrivere, molto importante, il blocchetto, le penne, preferisco scrivere a penna su carta, poi dopo magari metto sul computer, però è bello questo contatto proprio della penna e la carta, infatti non lo potete vedere, ma qui c'è anche il callo. E amo anche la poesia di molti poeti, ma soprattutto quelli del fine Ottocento, inglesi. E il mio poeta preferito in assoluto è Rupert Brooke. Amo molto questi ricami su tela, imparatici, di frasi che mi colpiscono in qualche modo, perché mi ci identifico, perché mi ricordano qualche cosa. Questa, per esempio, there is only one success, to be able to spend your life in your own way. C'è solo un successo, poter vivere la tua vita a modo tuo. Bellissimo. Oppure, it's never too late to have a happy childhood. Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. E poi naturalmente i libri sull'astrologia, ne ho moltissimi perché sono un'appassionata da molto tempo. Io sono della Bilancia, ascendente Sagittario, Luna in Scorpione e via di seguito tutti gli altri pianeti, e Venere da qualche parte nell'universo. E poi c'è il topo nella gabbia. Naturalmente un topo di peluche, perché io non avrei mai il coraggio di mettere una gabbia per prendere un topo vero. Amo troppo gli animali, perfino i topi. Fiori, il fiore del loto e la ninfea d'acqua sono i miei fiori preferiti. E naturalmente il giardinaggio, gardening. Sì, non è che cresca grandi cose, non ho una serra di orchidee, però alcune margherite spuntano nel mio giardino, per fortuna, ogni anno. E poi ci sono i CD, pile di CD, che tipo di musica? Cioè tutto, dalla classica a reggae, a George Benson, a soft jazz. Mi dà gioia, mi dà voglia di fare, sì. Mi tira fuori dagli umori molto neri. E poi vi devo confessare che sono una giocatrice accanita. Sfido tutti i miei amici, sfido chiunque mi capiti a tiro. E gioco per ore e ore a volte, non riesco a staccarmi dal backgammon. E 9 volte su 10 perdo. E questo, ricordo di mio nonno, il padre di mio padre che dipingeva, e questo mi è rimasto, per me è un oggetto preziosissimo. Everybody loves somebody, everybody loves somebody, ah. In the world,
Senti Romina, io me lo ricordo bene, negli anni 60 usavi tantissimo nella moda. Sei stata una delle prime a indossare Courrèges, o sbaglio? Courrèges, Mary Quant, sì, e Paco Rabanne, io mi divertivo moltissimo. Per me la moda era un divertimento allora, era come una scoperta, era tutto per me allora era divertimento e scoperta. Mi divertivo a posare per Vogue, tutti questi giornali di moda. Ed è strano perché quando indossi, almeno a me capita che indossando un vestito mi dà come un mood, mi mette in un'altra dimensione. Il vestito determina il mio comportamento in un certo senso. Paco Rabanne, che è un'altra dimensione completamente. Quando stai dentro a contatto con le luci, il calore, ti si riscalda il vestito addosso. Poi è come un'armatura, perché esci fuori e si congela immediatamente. Mi si congelava addosso il Paco Rabanne. A Carnaby Street a Londra non c'erano altro che minigonne in quel periodo. Era la moda ed era comoda, ed era anche in rapporto alle tue proporzioni, ti allungava anche se vogliamo il fisico, le gambe, no? Essendo corto, ti slanciava. Tutti dicevano, porta la minigonna per provocare, per essere sexy, così, ma non mi passava neanche lontanamente dalla testa. La donna raffinata, la donna Vogue, non era proprio per me, perché è una donna molto tirata, molto attenta, molto curata. Io sono un tipo un po' più nature, diciamo. E allora, dopo un po' tutte quelle pose, dopo un po' le fotografie, il cambiare sempre vestiti, per me era diventato come un fatto troppo estetico, troppo esterno, non mi dava più quel divertimento degli inizi, e allora ho fatto e forse faccio più caso a ciò che penso, le azioni, alle cose che creo, più che a quello che può essere una trasformazione esterna. Vorrei che passasse in secondo piano tutto quello che da qui in giù. E non perché sta deteriorando in un modo pazzesco.
la cosa che più mi piaceva di lui appunto era la sua spontaneità e il fatto di pensare poco anche lui all'estetica, alle apparenze, non stava mai più che poco, proprio niente. Niente, non stava mai a controllarsi il trucco. Il trucco? Sul set! Pensavo nella vita. Io mi sono sempre fregato altamente dell'immagine, del look, del... Anche se sei veramente un po' vanitoso. Sì. Urbano, cos'è la cosa più bella di Romina nel volto? Gli occhi, la bocca? Quest'aria sempre un po' sbarazzina, questo voler restare comunque sempre un adolescente. Ma lei ha detto qual è la cosa più bella? Fammi arrivare però, no? Anche quella è la cosa bella. Il fatto di voler restare sempre adolescente, questo non arrendersi mai a determinate realtà. Questa la ridere in realtà, quali sarebbero queste? La bocca che sorride sempre. Sì, sempre questo aggredire il destino con dei bei sorrisi a 62 denti e soprattutto captare tutto ciò che succede intorno con questi occhi da ladra, perché ha degli occhi da ladra. Ma non è un complimento questo qua? È un complimento, occhi da ladra? In italiano dovrebbe essere un complimento, in americano non lo so. Hai degli occhi che rubano, ti rubano l'anima, ti rubano... Addirittura. Certo. Romina, tu sei stata gelosa di Albano, o sei gelosa di Albano? Mi guardi. Vita lo sai, è così.
Questo viaggio di tanti anni insieme a lei, non mi sono mai trovato di fronte a una sola donna. Sono tante donne che escono fuori durante l'arco di 365 giorni, invece. Ed è sempre una in contrasto con l'altra, una diversa dall'altra, una secondo i momenti, secondo le occasioni, si mimetizza, secondo le letture, addirittura anche un certo tipo di libro può influenzare una sua maniera di vita, proprio di, e quindi deve stare sempre lì a stabilizzare un po' questa voglia continua di crescita. Io prendo molto sul serio le cose che faccio, o che sia scrivere una poesia, una canzone o fare un film. Ho bisogno del massimo della concentrazione, cioè mi piace dedicarmi interamente a quello mentre lo sto facendo. Non si può farlo solamente per il guadagno, per il successo, per chissà che cosa. Io lo faccio come un impegno con me stessa, come una sfida anche. Dovremmo rassegnarci a non vedervi più insieme? Ma no, che non più insieme. Noi faremo dei progetti da soli, no? Come abbiamo stabilito così. Sì. Però che c'entra? Nella vita siamo insieme. Tu che ne dici? È una buona idea? Che è una buona idea? Penso di sì, dai, bisogna andare avanti. Perché nella vita finché c'è amore c'è speranza, no? Si spera.